E c'erano due parole che mi sembrano importanti in quello che dicevi, no? dell'attualità del testo, come era la tempesta. Una è la parola fine e l'altra è la parola potere. E sono due elementi che fanno parte, diciamo così, della costellazione dei temi, dei nodi, dei problemi che ti interessano, sia quando scrivi i tuoi romanzi e sia quando fai dei film. Il potere c'è anche nel film che avete visto questa mattina, però penso ad esempio alle confessioni o penso ad altre cose. Ti vuoi soffermare un po' su questo? Perché poi le tue ossessioni d'autore non sono solo queste due, non sono altro il potere e la fine. Ma diciamo, poco fa qualcuno mi faceva un'intervista che noi viviamo in uno strano tempo, ed è un tempo dove vengono annunciate false rivoluzioni e promesse che non vengono mantenute. Però si vive in una tensione di linguaggio che vorrebbe star sempre dentro questa possibilità. E però tanto più è frustrante vedere quanto è lontana dall'idea della rigenerazione. E quindi anche, come dire, dal punto di vista del narratore, dal punto di vista mio, quindi, quello che mi ha sempre interessato è nel potere il riflesso dell'impotenza. Cioè, l'aspetto che mi affascina di più è il potere colto nel momento in cui riflette maggiormente la sua impotenza, cosa che oggi è dominante. Tu hai la sensazione, ma dico persino delle persone che non riflettono su se stessi, come quelli che stanno al potere in questo momento, hanno questo senso di fine e non lo sanno, mentre altri, voglio dire, se uno pensa a De Gaulle, ce l'aveva questo senso della fine. Ovviamente una persona che ha una anche conoscenza del mondo può articolare meglio la propria sensibilità da chi invece l'amministra buttando il tempo, eccetera. Quindi quello che è interessante per un narratore oggi è proprio soffermarsi sull'aspetto di un potere che è impotente, ma che predica continuamente morte, diciamo, sulle parole, per attivare qualche cosa che non è in grado di attivare, per mantenere, diciamo, atti mancati. E questo è l'aspetto più evidente per me. E ovviamente, voglio dire, dietro ci sono persone che soffrono, persone che hanno invece bisogni reali, eccetera, ma l'aspetto illusorio, illusionistico direi, della politica di oggi fa sì che questo aspetto reale, questo dolore, venga cinicamente messo da parte per fare altro. Oggi mi sembra che ci sia il problema proprio del mantenere il potere per il potere, che è sempre il modo peggiore per finire, perché ci sono altri modi di immaginare la propria fine. Questo è proprio il peggiore. Sono d'accordo. Prego.